Buonasera a tutti, chiedo scusa per questo ritardo dovuto a motivi tecnici. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul sacramento del battesimo. Perché questo tema? E perché in questo mese di giugno? Sono due domande legittime. La prima domanda: perché il sacramento del battesimo? Perché come tappa successiva a quella che è stata al centro dell'intero anno pastorale che si sta per concludere, che si è avviato l'anno scorso nel mese di giugno con il convegno pastorale diocesano, durante il quale abbiamo riflettuto sul tema della ministerialità e della comunione per una Chiesa in uscita. E durante quest'anno questo tema ci è stato, come dire, illuminato dalla parola di San Paolo: pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. Quest'anno, 2020-2021, noi vogliamo puntare i fari della nostra attenzione ecclesiale sul fondamento del nostro essere, pur essendo molti, un solo corpo in Cristo, e il fondamento, il pilastro è il sacramento del battesimo. In questo mese di giugno, perché proprio nella giornata di domani, in base al programma, avremmo dovuto aprire il convegno pastorale diocesano. Quindi noi cercheremo, attraverso queste mie catechesi, attraverso il materiale che già trovate sul sito della diocesi, accendere i fari sul sacramento del battesimo per riscoprirne il valore, per riscoprirne il significato e soprattutto per rendere fecondi i percorsi di chi va verso il sacramento del battesimo e di ciascuno di noi che ha ricevuto questo grande dono che è il sacramento del battesimo. Riscopriamo quindi il sacramento del battesimo per essere ancora di più e ancora meglio Chiesa, comunione, missionaria, cioè questi due pilastri fondamentali che ci costituiscono come comunità cristiana, la comunione e la missionarietà, l'unione con il Cristo che ci rende fratelli tra di noi e ci apre alla testimonianza cristiana attraverso la via della missione, rendendoci, come ama dire Papa Francesco, discepoli missionari in una chiesa in uscita. Ecco, questo è l'obiettivo fondamentale che noi ci proponiamo. E da questo tema emergono due parole molto semplici, ma grandissime nei risvolti teologici, pastorali e spirituali, due termini che sono figli e fratelli, perché il battesimo determina queste due realtà, la figliolanza e la fraternità, figli in Cristo e fratelli tra di noi all'interno dell'unica grande famiglia che è la Chiesa. Se noi leggiamo il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo di quest'anno liturgico, noi vediamo che nel capitolo 3, dopo il racconto dell'infanzia di Gesù, ritroviamo l'Evangelista che ci presenta Gesù in un momento particolare, quello che noi chiamiamo il battesimo di Gesù. Riascoltiamo questo brano che troviamo al capitolo 3 del Vangelo di Matteo nei versetti 13-17. In quel tempo Gesù, dice l'Evangelista, dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, perché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse:
Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Già da questa lettura di questo brano del Vangelo di Matteo, che ha dei paralleli nei sinottici, e cioè in Marco e Luca, ma che ha degli agganci forti anche nel Vangelo di Giovanni, comprendiamo che questo momento della vita di Gesù, che noi chiamiamo battesimo al Giordano, è un pilastro nella missione di Gesù, nella sua vicenda messianica. È un punto fondamentale, tanto è vero che gli evangelisti non solo ce le presentano tutti, ma hanno tutti attenzione a rimarcare un aspetto. E qual è? Secondo il linguaggio di Matteo, ci viene detto che Giovanni voleva impedirglielo. Quindi il battesimo di Gesù all'inizio nella comunità cristiana è apparso come un evento che non immediatamente veniva compreso. Come mai il Messia si unisce con i peccatori e compie un gesto che devono fare soltanto coloro che sono carichi di peccato? E allora ecco che la comunità cristiana, illuminata e sostenuta dallo Spirito Santo, leggendo e rileggendo questo evento fondamentale della vita di Gesù, arrivano a comprendere che quel momento è il momento della unzione messianica di Gesù. Gesù in quel momento, come attestano tutti gli evangelisti, riceve il segno della discesa dello Spirito Santo su di lui. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E poi la parola del Padre: questi è il figlio mio prediletto. Qui ritroviamo due elementi su cui ritorneremo nelle catechesi successive, che ci dicono la relazione particolare con il Padre, la figliolanza che attraverso Gesù giunge anche a noi, e poi il ruolo primario dello Spirito Santo. Dal battesimo Gesù inizia la sua missione nell'annunciare il regno di Dio. Poi facciamo un salto da queste primissime pagine del Vangelo di Matteo, se poi andiamo all'ultima pagina proprio, al capitolo 28, nei versetti 18-20, noi ritroviamo di nuovo questa parola, battesimo. Leggo: e Gesù, avvicinatosi, disse loro, e Gesù risorto che parla, e Gesù prima della Pentecoste, e Gesù nei 40 giorni che incontra i discepoli: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ritroviamo quindi il termine battesimo come consegna che Gesù fa ai suoi discepoli. Battezzare. Che cosa significa battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? Il battesimo era diffuso come consuetudine ai tempi di Gesù ed era un gesto religioso con cui in alcune anche comunità particolarmente legate alle tradizioni giudaiche
si viveva questo momento di conversione. Il battesimo implicava appunto, come dice il termine, battezzare, immergere, l'immersione nell'acqua. La persona veniva interamente immersa nell'acqua e scompariva sotto le acque. Dalle acque usciva un'altra persona. Questa era la simbologia. Con Gesù questa diventa una realtà, cioè quelle acque del battesimo cristiano simboleggiano il grembo di Dio nel quale la persona viene immersa, ecco nel nome, cioè nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in una relazione nuova. Col battesimo si entra pienamente in relazione con il mistero grande della Trinità, di questo Dio Trinità d'amore che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Però l'Evangelista Matteo, nel brano che ho letto al capitolo 28, ci presenta il battesimo cristiano non come un fatto magico, non come un fatto puramente ritualistico religioso, ma come un appello alla coscienza delle persone attraverso la predicazione. Andate in tutto il mondo e ammaestrate tutte le nazioni. Il battesimo, sin dal primo momento, nella comunità cristiana è la risposta ad una predicazione, ad un annuncio, come più volte l'ho definito, che ha due caratteristiche fondamentalmente: kerygmatico e testimoniale. Kerygmatico, cioè che tocca la persona nei suoi aspetti più importanti della sua vita, e lo tocca come risposta a quegli interrogativi fondamentali della sua coscienza, della sua vita, della sua esistenza. Testimoniale è che chi porta l'annuncio, quella realtà l'ha incontrata, l'ha vissuta e l'ha sperimentata. L'ha incontrata, l'ha vissuta e l'ha sperimentata come bella, importante e significativa per sé, come trasformante. Quindi andate dunque e ammaestrate. Non esiste una presentazione del Vangelo che passi soltanto attraverso una ritualità anche sacramentale. Parola e sacramento vanno sempre insieme. Parola e sacramento non si possono separare. Annuncio kerygmatico e testimoniale genera la scelta battesimale, e la scelta battesimale è frutto di questo annuncio che è kerygmatico e testimoniale. Ricordavo qualche altra volta che negli anni 70 la Chiesa italiana ci ha offerto un orizzonte di riflessione che è ancora attuale: evangelizzazione e sacramenti. Non possiamo mettere l'una dimensione contro l'altra o vivere l'una senza l'altra. L'evangelizzazione porta alla esperienza sacramentale, e l'esperienza sacramentale presuppone sempre un incontro con la parola di Dio, con la predicazione, con l'annuncio di quello che è il Vangelo di salvezza. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole. E poi ancora al versetto 20 San Matteo insiste e ci fa giungere in un passo ulteriore. Oltre a quello del primo annuncio e del kerygma, c'è un altro passo che nella comunità cristiana va fatto, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. E questo è il momento mistagogico di approfondimento, di formazione permanente, di catechesi permanente,
dove la persona che ha accolto il primo annuncio sceglie di appartenere a Cristo e quindi si pone in un cammino di formazione che termina con l'esperienza stessa della vita, dove non ci sono delle fasi legate alla formazione, ma la formazione accompagna la vita. Appare chiaro, come dicevo, che il battesimo diventa una scelta libera, una scelta responsabile e quindi una decisione della persona o della famiglia che chiede il battesimo. Capite bene che questo è un cantiere nel quale c'è da lavorare moltissimo, perciò la scelta diocesana, dopo aver visto questo orizzonte, pur essendo molti, siamo uno in Cristo, di scendere nelle fondamenta di questa esperienza di chiesa, comunione missionaria, il sacramento del battesimo. Papa Francesco, in qualche catechesi, all'inizio del suo ministero petrino, ma anche di recente, ha ricordato un'espressione importante che troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, proprio dove spiega questa immagine del sacramento del battesimo come pilastro. Dice il Papa, il battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa. Se noi perdiamo di vista questa identità profonda del sacramento del battesimo, e cioè relazione a Cristo e relazione alla Chiesa, e lo riduciamo ad un gesto puramente individuale, privato, arriverei anche a dire per qualcuno, forse, magico o comunque legato ad una tradizione con la T molto minuscola, noi abbiamo svilito completamente la ricchezza del battesimo. Infatti il battesimo, sin dall'inizio del cammino della Chiesa, è fortemente legato ad altri due sacramenti che vengono chiamati sacramenti della iniziazione cristiana e sono l'Eucaristia e la Confermazione, che formano l'iniziazione cristiana, cioè il disegno completo del discepolo missionario di Gesù, che immerso nella relazione con Dio Trinità, generato a vita nuova nella comunità cristiana, vive dello Spirito Santo e si nutre dell'Eucarestia che lo lega in maniera armonica, in maniera quotidiana ad una comunità di fratelli. Non possiamo sganciare il sacramento del battesimo da un'esperienza comunitaria di Chiesa. E purtroppo questo è un limite nel nostro modo di vivere il sacramento del battesimo. Per tanti cristiani il sacramento del battesimo è un momento individualistico, non dico personale, privato, dove si esprime forse una fede ma molto ridotta. Costituisce quindi un unico il sacramento del battesimo con questi altri due sacramenti ed è il grande evento sacramentale che ci rende legati a Gesù Cristo. E l'espressione figli nel figlio dice proprio questo legame, questo innesto che avviene con Gesù. Siamo pienamente configurati a Lui. Dio Padre, guardando al battezzato, rivede i tratti del Figlio unigenito. E poi il passaggio
all'aggregazione ecclesiale, che è sacramentale, cioè che avviene mediante il sacramento, ma che deve continuare in una esperienza pastorale, quello che oggi si chiama comunità generativa, oppure dimensione generativa della pastorale, che fa di noi un segno vivo della presenza del Signore risorto all'interno della comunità cristiana. Molte volte il sacramento del battesimo evoca tante domande: ma è davvero necessario il sacramento del battesimo per vivere da cristiani e da seguire e per seguire Gesù? Ma quando noi poniamo questa domanda, noi in realtà dimentichiamo parole fondamentali dell'esperienza di fede, parole che sono state sintetizzate mirabilmente da San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 6, nei versetti 3 e 4, quando dice: ma non sapete che quando siamo stati battezzati, cioè immersi in Gesù Cristo, siamo stati battezzati, cioè immersi nella sua morte? Sta parlando quindi del mistero pasquale. Per mezzo del battesimo, continua San Paolo, noi siamo stati sepolti insieme a Cristo nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ecco il senso profondo del battesimo che lo rende insostituibile. Tanto è vero che veniva definito dai padri della Chiesa la porta di tutti i sacramenti e la porta della vita cristiana, la porta della relazione con Cristo. Quindi non è affatto una formalità e non possiamo permettere che il sacramento del battesimo venga vissuto come una formalità, dice Papa Francesco. È un atto che tocca in profondità la nostra esistenza, che interpella la nostra coscienza di persone umane, la nostra libertà, la nostra responsabilità, la nostra consapevolezza. Un bambino battezzato, arriva a dire Papa Francesco, o un bambino non battezzato non è lo stesso. Avviene una trasformazione profonda nel cuore del battezzato, possiamo dire. Noi con il battesimo veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d'amore della storia. Queste sono parole di Papa Francesco. Ma l'attenzione che noi abbiamo al sacramento del battesimo è anche verificabile con una domanda che molte volte si fa: tutti sapete qual è la data della vostra nascita? E in un gruppo di 100 persone noi possiamo dire che 101 persone sanno quando sono nati e festeggiano il giorno del proprio compleanno. Ma se in quella stessa comunità noi facessimo la domanda: sapete il giorno del vostro battesimo? Su 100 presenti non credo che più di 10 o 20 persone potrebbero alzare la mano dicendo io lo so. Questo dimostra come in realtà il pilastro, la porta, il fondamento della vita cristiana che ci lega a Gesù stesso in quanto figlio unigenito del Padre, quindi in Lui al mistero della Trinità, e ci lega ai fratelli in un'unica famiglia che è la Chiesa, è tenuto in considerazione. Allora ecco l'esigenza di riscoprire
il battesimo come sorgente di vita nuova nella nostra esistenza. Al sacramento del battesimo noi dobbiamo e possiamo legare parole come rinascita, parole come vita nuova, parole come cammino nuovo di vita. Se non leghiamo al battesimo questa esperienza di vita nuova, di rinascita, di cammino nuovo, noi abbiamo impoverito il senso profondo del sacramento del battesimo. Perché dal battesimo, è vero, noi riceviamo la liberazione dal peccato originale, ma riceviamo anche e soprattutto la vita nuova in Cristo. Questa vita nuova che si esplica attraverso la fede, attraverso la speranza, attraverso la carità, attraverso uno stile di vita che è quello evangelico indicatoci da Gesù stesso. Allora è importante riprendere questo concetto di battesimo e legarlo anche a quello di popolo. Se ci lega a Cristo, rendendoci in Lui figli del Padre, se ci lega tra di noi, rendendoci fratelli, ci fa scoprire parte di un popolo di discepoli missionari. E quindi la dimensione missionaria e la dimensione del discepolato sono strettamente legati al sacramento del battesimo. Non possiamo e non dobbiamo bypassarli. In virtù del battesimo noi diventiamo discepoli missionari, chiamati a portare il Vangelo nel mondo. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 120 dice: ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di tutti, di tutto il popolo di Dio, un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Se questo non avviene, noi blocchiamo anche l'azione apostolica della Chiesa stessa, perché il popolo di Dio è un popolo discepolo, continua il Papa, perché riceve la fede, è missionario perché trasmette la fede. Allora vedete che dalla nostra attenzione al battesimo emergono due grandi esigenze, quella della formazione e quella della missione. Il battesimo scelto, chiesto, desiderato e celebrato esige formazione e spinge alla missione. Non è un evento che si chiude con la celebrazione, ma è un cammino che inizia con la celebrazione. È un evento che genera un cammino che si svolge su questi due aspetti, su queste due dimensioni, la formazione e la missione. Allora capite bene come è necessario tanto lavoro da parte di tutti, da parte di tutta la comunità cristiana attraverso tutte le sue componenti. Non possiamo più permettere che il battesimo venga lasciato in una dimensione privatistica e soggettiva. Va riscoperta la sua dimensione personale, appello alla coscienza, quindi decisione, e comunitaria, esperienza di Chiesa, esperienza di fraternità, esperienza di comunione. Questo fa nascere immediatamente quella che nell'Evangelii Gaudium venne chiamata dimensione mistica e missionaria della vocazione cristiana.
entrambe radicate nel battesimo come la dimensione della formazione e la dimensione della missione. Ricevendo la fede e il battesimo, noi cristiani accogliamo l'azione dello Spirito Santo che conduce a confessare Gesù Cristo come figlio di Dio e chiamarlo Abba Padre. È l'esperienza della figliolanza. Tutti i battezzati siamo chiamati però a trasmettere agli altri questa esperienza ed ecco la dimensione missionaria che passa attraverso la dimensione comunitaria. Perciò riscopriamo il battesimo per essere chiesa comunione missionaria. Nessuno si salva da solo. Nessuno può vivere il cristianesimo in forma privatistica e individualistica. Il cristianesimo lo si vive in forma personale e comunitaria. Non esiste me la vedo io direttamente con Dio, ma il Signore mi parla e mi manda e mi lega ad una comunità di fratelli e di sorelle. Siamo comunità di credenti. Questo ci evoca e ci dice il sacramento del battesimo. Siamo popolo di Dio. Questo significa che nessuno si salva da solo. È in questa comunità che noi dobbiamo sperimentare tutta la bellezza dell'essere figli e dell'essere fratelli. Allora capite bene come il dovere della formazione che apre alla missione è un dovere imprescindibile, è un dovere che non possiamo assolutamente bypassare. È importante che noi intendiamo la dimensione comunitaria non come una cornice o un contorno che è presente in alcuni momenti, coreografici, ma poi scompare. È una dimensione, quella comunitaria, che deve diventare sempre di più quotidiana. E diventa quotidiana proprio attraverso l'Eucarestia. Ecco perché il battesimo con l'Eucarestia e con la confermazione costituisce la triade dei sacramenti della iniziazione cristiana. La fede cristiana nasce e vive nella Chiesa e nel battesimo le famiglie e le parrocchie celebrano proprio questa incorporazione di un nuovo membro a Cristo e al suo corpo che è la Chiesa. Allora capite bene come noi non possiamo guardare al battesimo senza riconoscerne un dono affidato alla nostra responsabilità, un dono che ci porta a riscoprire proprio le radici del nostro essere cristiani. Ed è un lavoro bello, è un lavoro interessante, quello che vogliamo aprirci in questo nuovo anno pastorale con un appuntamento anche che abbiamo dovuto a causa della pandemia rinviare come quello del convegno. Un punto importante da non sottovalutare è la lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica, soprattutto nel numero 1213 e seguenti, dove il Catechismo proprio ci presenta il battesimo come fondamento della vita cristiana stessa. Andate e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è il compito permanente della Chiesa. La dimensione formativa è una dimensione anche illuminativa e generativa, cioè la Chiesa deve illuminare sulla ricchezza
del sacramento del battesimo e nel contempo la Chiesa deve accompagnare a fare esperienze di questa nuova dimensione. Ed ecco, la pastorale non può non essere vissuta e promossa in chiave esperienziale. La Chiesa nella catechesi, nella predicazione, nella formazione, nella vita ordinaria deve proporre non solo contenuti, ma deve anche offrire esperienze, esperienze di figliolanza ed esperienze di fraternità. Esperienze in cui il battezzato scopre questa sua relazione con Cristo ed esperienze in cui il battezzato scopre questa relazione di fraternità con gli altri. È un dono il battesimo, un dono di Dio, un dono gratuito, un dono che la persona accoglie aprendosi alla predicazione. Questo è un concetto su cui ritorneremo, dove la predicazione cherigmatica e testimoniale è anche l'impegno a rivedere i nostri percorsi formativi e catechetici, perché siano in tutto il loro assetto secondo queste due caratteristiche, perché non possiamo pensare a nessun momento, anche il più piccolo, il più banale, dall'accoglienza dei genitori che chiedono il battesimo fino all'accompagnamento della persona ai momenti più significativi della sua vita, che non sia un accompagnamento fatto con parole cherigmatiche e con uno stile testimoniale. Quando vengono meno questi due elementi, ecco che si riduce la proposta ad un aspetto puramente burocratico. Tra un'agenzia di servizi ed una proposta di vita cristiana, alla fine non c'è più nessuna differenza. Invece ogni proposta di vita cristiana deve essere chiaramente un appello alla vita, alla gioia, all'amore, un invito a scoprire il senso della propria vita e a sentire l'altro come appartenente a sé, e quindi a farlo sentire desiderato, atteso, a fargli sentire quella comunità come famiglia, perché questo è il senso profondo della Chiesa nel mondo. Il senso profondo della Chiesa nella storia, il senso profondo della comunità cristiana in un territorio. Essere segno, lievito, fermento, spazio di fraternità calda, di fraternità sincera, di fraternità che offre una proposta che è di liberazione e di realizzazione. Ecco, mi fermo qui offrendovi con questa catechesi quella introduzione che poi ci consentirà di entrare gradualmente in elementi importanti che poi ritroveremo quando, usciti da questa seconda fase dell'emergenza sanitaria, potremo incontrarci con maggiore libertà e nella consueta normalità, avviando tutti i percorsi necessari. Ripeto, sul sito della Diocesi potete trovare quanto abbiamo diffuso a partire dal 25 marzo, con una scheda di lavoro e di riflessione che doveva preparare al convegno pastorale, e da ieri trovate anche una scheda per riflettere su questo tempo di pandemia che abbiamo vissuto grazie alla parola e alla presenza dei nostri sacerdoti, alla mia parola e alla mia presenza, tramite streaming o altre forme di trasmissioni online. Ecco, vi ringrazio e vi saluto.